guardate dove siamo. Siamo finalmente al Giusta Kingstore per fare il nostro shopping back to school, ovviamente a negozio chiuso. Ci sarà un evento qui da Giustacchini con me e Lally. Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Io sono Lally. E io sono Auri. E tiri su Lally Auri Channel. Oggi finalmente vi portiamo nel fantastico video dedicato a Giustacchini. Come tutti gli anni siamo andate finalmente a fare il nostro shopping back to school a negozio chiuso. Quindi c'eravamo solamente io e Lally e nostra mamma che registrava dalla camera, insomma. Ci siamo divertite davvero tantissimo, abbiamo fatto anche un po' le stupide tra le corsie. Come tutti gli anni ormai è la tradizione fare un po' di corsette, prendere delle cose giganti che ci sono in esposizione, insomma vedrete durante il video. Anche se non sarà l'ultima volta che andremo da Giustacchini, perché il 10 di settembre ci sarà un evento da Giustacchini firmato Lally Auri nel Giustacchini Store, ovviamente di Verona. Quindi tenetevi assolutamente liberi per il 10 di settembre, perché ci sarà questo mega evento di cui tutte le varie specifiche vedremo appunto prossimamente. E tra l'altro non ci saremo solamente io e Lally dentro il negozio, ma ci sarà anche un corner dedicato ai nostri prodottini. Oh, ma vabbè, vi spiegheremo tutto meglio dettagliatamente. Questo sarà il video dedicato allo shopping e uscirà anche dopo un video dedicato al haul, cioè gli oggetti che abbiamo preso durante questo shopping. Tra l'altro sto anche testando un nuovo smartwatch che mi piace molto. Quindi per rimanere aggiornati sull'evento e sui prodotti back to school che usciranno prossimamente sul nostro sito e non solo, vi ricordiamo di iscrivervi alla nostra newsletter del sito www.aliauricianel.it, ma soprattutto di seguirci sui nostri altri social Instagram, TikTok, dove ci chiamiamo aliauri.channel. Però bando alle ciance, iniziamo subito con questo meraviglioso video. Hey ya! Guardate dove siamo. Siamo finalmente al Giusta Kingstore qui a Verona per fare finalmente il nostro shopping back to school, ovviamente a negozio chiuso. Guardate quante belle cosine che ci sono qui, non vediamo l'ora di metterle nei nostri carrelli. Tra l'altro il negozio è totalmente rimodernato, quindi non siamo assolutamente pratiche di tutte le corsie nuove, non vediamo l'ora di scoprirlo da cima a fondo. Esatto, siamo super emozionate, ma direi Lally di prendere un bel carrello prima di tutto. Direi anch'io. E siamo pronte per iniziare il nostro shopping. Andiamo. Comunque vorrei farvi notare le nostre fantastiche magliette di Lally Auri, con anche la spilletta qua attaccata a me, la gonna, la Lally Jeans. Yes, super. Poi in realtà quest'anno c'è anche una mega mega sorpresa, ovvero ad inizio di settembre ci sarà un evento qui da Giustacchini con me e Lally. Quindi guardate bene in questo video tutte le cose che vi piacerebbe acquistare per il back to school, perché le acquisteremo insieme qui. Tra l'altro prodotti, tra l'altro ci sarà appunto il nostro corner, e tra l'altro qui c'è anche un bellissimo corner dedicato ai dolci, ma andremo dopo. Esatto, perché sennò riempiamo il carrello con quelli. Anche perché non abbiamo pranzato, un po' di caramelle ci stanno. Infatti c'è questo corner di borracce, però io ne vedo una familiare. È fatta familiare, ovviamente la nostra non ci serve la borraccia, abbiamo quella di Lally Auri. Dai, continuiamo al corner dedicato appunto alla cancelleria. Queste fantastiche penne molto strane. E che fai, te ne privi? No, grazie. Qui sotto ci sono anche un sacco di matite colorate. Penso che abbiate già capito che agende ci saranno fra un po'. Quelli di Lally Auri, ma non spoiler. You are fantastic. No, vabbè. L'avvocato unicorno, quanto è carino. Io prendo questa. Io ho trovato questa fantastica penna con l'unicorno che in realtà si apre da qui, fighissimo. Oh. Per me qualsiasi cosa che è unicorno va messa nel carrello. Vai, mettiamola. Cioè sono degli squishy incorporate una. Questi vanno per gli auri. Sì. Però io non voglio il maialino. Non sono antistress quando scrivete per scuola. No, sono stupendi. Io avevo letteralmente una pazzia per gli squishy quando ero un po' più piccola. Va preso. Poi a scuola. Squishy penne. Cioè, no. Io le prenderei tutte. È un bambù con sopra un panda. Guardate quanto è carino. Anche questo è antistress, secondo me. Per iniziare è meglio con le cavolate di Lally Auri. Prendiamo queste penne bellissime, però devo dire. Serve tutto alla fine. Auri, ma cos'è sta roba? No, mi fa paura. A me tutte le cose che sono uccelli mi fanno paura. Però guarda questa stellina. Stella, stellina, la lotta si avvicina. No. È un temperamatite fatto a carota. I wanna be a Batman. No, per ora no. Così che andiamo a prendere i cavalli. Li lasciamo sempre dovunque, sì, Auri. Sì, effettivamente hai ragione. Pure il corner dedicato a Legami. Questo è un caricatore per il telefono wireless. Questo è la penna quella cactus. Ho preso la matita a... avocado, vuoi non prendere la gomma d'avocado? No. La prendo. Io invece copio Lally perché da quando ce l'ha la volevo anch'io. Gliel'ho anche rubata un paio di volte. Non se ne è sempre accorta. Siamo riusciti a fare un metro dentro il negozio. Un metro. È un portapenna a luna. A me la luna fa paura. Infatti noi abbiamo quelli di Lally Auri. Però sono molto carini anche questi, devo dire. Auri, ti ho rubato il carrello. Ciao.
questa è una corsa dedicata agli zainetti molto sobri, soprattutto. Antichi ricordi mi vengono in mente con questo carrellino. Ormai è 2 anni che ci proviamo, malali, non posso vedersi sopra. Si sono evoluti qua con gli zainetti trolley perché hanno addirittura questo che usa mia nonna per salire le scale. No! Cioè, fra 2 anni c'è anche la nonna che vi porta lo zainetto che vola. Lo zainetto drone. Auri! È il punto della cultura questo. E quando a scuola porti troppi libri? Quando ti si vuole meglio, quanti chili porti? Questi! Il banchetto, no, degli sapi! Voi sapete che qua abbiamo un debole. Esatto, esatto. Circa così. Allora, questo va preso perché è il lilla. Questo è d'obbligo. Punto. Come l'astuccio di Aliauri che uscirà fra poco. Esatto. Hai trasformato il colore Ali. Allora, questo è il giallo pastello che io mi consumo all'infinito. Faccio un sacco questo azzurro. Basta, direi, io sono a posto con questi. Anche questo mi piace tanto perché è tipo anguria. Mi piace un sacco. Questi sono i colori che utilizzo all'università. Va bene. Le penne ci servono, delle penne si ha bisogno. Anche sì. Di evidenziatori. E se lo dice la mamma vuol dire che è davvero così. C'è il banchetto delle Schnecke. Il banchetto delle Schnecke. Cioè, io, queste sono... Una delle mie penne blu preferite in assoluto. L'anno scorso ne avevo presa una per puro caso. Se sbaglio, quest'anno le prenderei tutte. Io prendo tutte queste colorate perché, cioè, le ho consumate tutte. Ma quanti colori? Questa è in palette, questo nome non importa. Ho preso 4 penne per tutto l'anno scolastico, vanno bene. Non è molto, ma è onesto. Onesto. Anche queste mi piacevano tanto, le avevo prese anche l'anno scorso. Tra l'altro costano niente, 85 centesimi. Argentata, questa viene. Si sa come, non si sa quando, alla fine il carrello si riempie magicamente. Mi sposerei con queste penne. Anziché abbracciare un albero per essere felici, noi abbracciamo lo stand della Schneider. È terapeutico, invece di essere pet therapy è... Stationary therapy. Qua ci sono i quadernoni. Però non li ho mai utilizzati, continuerò così perché mi fanno proprio impazzire. Io sì, ma da quando sono all'uni ne uso uno e finché quello non è rotto si tiene quello. Parsimoniosa. È sostenibile e risparmiosa. Brava. Così non si può, in realtà non è così, sta facendo finta. Alice, è un'altra cosa. È un'altra penna, ma non se ne è mai abbastanza. Alice. Qua ci sono un sacco di zaini là. Oh! No, vabbè, bello. Oh, Alice, che fantasia, mi si sarà nascosta la Alice. Oh, sei anche lo zaino di Fortnite ha preso, ma come l'anno scorso. Ma non è... Ah sì, oh. Però questo non ha le rotelle triple, quindi se vado sulle scale mi ammazza. Qua. Non ho fatto nulla, Allora, in realtà qua ci sono delle cose che sono utili ma non è che siano così belle. Ma queste hanno le rese bellissime, cioè buste riciclate, perfette. No. Fantastico. Fantastico. Allora, guarda, io pensavo di fare una cosa proprio ecosostenibile, invece no. Pipì riciclate e riciclabile. Direi che è una cosa molto finalmente bella. Finalmente hanno capito anche quale buste. No, non è molto mai onesto. Auri. Guarda che stanno facendo anche i quadernoni tutti di carta, è molto molto importante l'aspetto ambientale. Poi si possono anche personalizzare. Per le persone logorroiche. Tanto. Che devono studiare 50 pagine e fanno 100 di schemi. Qua sembra di essere il paese delle meraviglie. Mi piace. Allora, a me servono quaderni a quadretti per matematica, perché quelli di Aliauri mi sembrano anche troppo belli per sprecarli, per utilizzare per fare matematica. Sì, che quest'anno mi servono i quaderni a quadretti per scrivere 100.000 volte le cose, perché non li sanno niente. Allora, che quaderni prendiamo? Io vorrei prendere quelli grandi, perché l'anno scorso avevo preso un quaderno che aveva più fogli dentro. Esatto, e abbiamo tenuto di più. Questi sono maxi, ecco qua. Devi decidere maxi. Sì, no, ma com'è? Non è maxi questo, però. Ma secondo me è maxi, è inteso questo maxi. Fatto, guarda questo che bello, azzurro pastelloso. Perché acquistare la cancelleria normalmente? Acquistare in palette, se ti chiami Aliauri. Questo che bel verde, smeraldo. Bellissimo. Eccolo questi, maxi. No, ma non sono maxi. Ma secondo me è maxi, è inteso per la grandezza, non quanti fogli ci sono. Perché dici? Hanno la grammatura 100 grammi? Infatti, fregatura. Mi serve un carro rimorchio per alzarmi. Ecco. Stupendo, lo prenderò per fisica, ho deciso. Oh, dopo 20 anni di scuola non ho ancora capito 04 05 l'area. 03. Adesso finalmente potrei evidenziare le mie 50 pagine da studiare.
Però ragazzi, cioè, questo qua da portare a scuola è comodissimo. Vedi, la Schneider fa sempre robe belle, ve l'ho detto. Mamma che penna. Scusa, prova a vedere come scrivono, che sono curiosa. È una stilo. No, è una stilo. Ah, facciamo un sondaggio. Penso abbiate intuito dove siamo e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Perciò non so cosa scegliere. Se questa penna stilografica colore unico oppure questa con la fantasia. When we shine, we shine together. My umbrella. Guarda, tra l'altro, stra sfortuna l'ombrello. Non è che abbiamo proprio bisogno di sfortuna quest'anno, però insomma. La nonna Marina diceva che l'ombrello può essere anche usato nei giorni di sole per coprirti dal sole, però qua dentro non sfortuna. C'è il sole, Ali. No, ma io non so se voi vi ricordate, ma noi avevamo tantissimi diari col lucchetto e li adoravamo, scrivevamo e poi chiudevamo e si li apriva qualcuno. Sì, il problema è che le chiudevi e lasciavi le chiavi attaccate al lucchetto. Esatto, con noi c'erano anche quelli elettrici con la voce, la puffer. Bello. È stupendo, Ali. Quando compri gli zaini ti stanno sempre altissimi. Ci chiedete sempre quale zaino consigliato per le superiori. Allora, assolutamente noi utilizzavamo questo, che è piccolino e ci sta per le cose per le superiori. Mentre invece le medie. Le medie, questo è. È il must have. Esatto, perché almeno noi alle medie dovevamo portare davvero tantissime cose. E questo cose. È il modello Pinnacle. Questo qui è invece del modello Austin. Bello il colore, bello io tutto. Io ho il Kanken e quindi non ho bisogno di un altro zaino, bello. È anche un po' particolare, però è molto resistente perché gli spacca, ragazzi, non vi si rompe per mai. Comunque qui c'è un sacco di scelta. Ah, ma è già fornito dentro? Sì, quelli così sì, Alice. Ah, sapevo. Ciao, Ali Auri. A te rimane dentro la lingua adesso. Ciao. Allora, il sondaggio per ora sta vincendo letteralmente Auri, proprio tinta unita. Io direi Lilla, però la Aurora sì, non piace. Sì, anche me piace Lilla. Vado per Lilla. Se no facciamo un altro sondaggio, se sei indecisa, indecisa. Se invece lo vuoi scegliere, tu posso capire, perché anche io lo vorrei scegliere. Il Lillino, vada. Vuoi scegliere il Lillino? Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Pium, 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 pium. La forza è con noi. Anzi, io sono la parte cattiva. La forza non è con noi. Ah, che la vendetta atroce. La nostra ring light. Dai, dai ballerina. Lasciamo di ristorarci un attimino con la nostra borraccia. Scusate, hanno finalmente capito che la gente non si può portare in giro 60 cm di stecca. L'hanno fatta pieghevole. È la tecnologia che avanza. Sono piccole idee che ti cambiano la vita. Cioè, la cosa più inutile della mia vita è la carta millimetrata a scuola. Ma no, serve per fare le piante, Alice. Ci devo comprare tutte queste cavolate. Il consiglio è quello di aspettare a settembre per venire a comprare tutte queste cose insieme a voi. Le cose che i professori vi danno di comprare saranno inutili, ma voi dovete comprarle. Sì. Questa è una gigante a lavagna che può essere utilizzata come to-do list. Quindi si possono attaccare tutti i post-it, tin 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 tin, con tutte le cose da fare. Le mie maestre elementari che erano allergiche ai gessi e quindi utilizzavano tipo davvero? Le porte. Te lo giuro, ma cavolo fai la maestra se sei allergica al gesso, cioè, non capisco. Ma uno non lo scopre, ma uno lo scopre dopo. Ma guarda questo kit di gesso. Ma pesa tantissimo il gesso. Questo è quello che c'è a scuola, quando tu vai a chiedere al bidello. E puntualmente è sempre vuoto. C'è la colla per fare gli slime. Cioè. La Elmer. Sì, lo viali. Ormai è un mondo che non fa più per me. Però io mamma lo vorrei prendere. Ali, io ti ho rimpiazzato. Ma perché tu trovi sempre queste cose bellissime? Io non le trovo mai. No, adesso lui è Ali, basta. Andiamo, Ali. Ma come? Va bene, possiamo tenere metà a metà. Facciamo una sabaletta. Vieni. Lady Alice. Vaccino per favore. Vabbè. Andiamo di qua. Come lo chiamate questo aggeggio? Fai subito un bel sondaggio, perché noi lo chiamiamo cancellina. Però sappiamo che tanti lo chiamano correttore, scolorina, bianchetto. Cioè, nomi che davvero in Veneto non esistono né in cielo né in terra. Una domanda che ci sorge spontanea è: come chiamate questo oggettino? Come chiamate? Ne prendo una quantità industriale perché tanto la consumo come l'aria. Sì, è vero. E ci sono anche gli sciarpi. Che l'anno scorso non mi pare che ci fossero, sai? No, così tanti no. Ci sono degli evidenziatori che in realtà ci sono anche indelebili. Oddio, Auri, sei perennemente indeciso. Ma parla quella decisa. Sì, bella. Bella. Mamma, questa è 2B. È un po' morbida. No, guarda, c'è la matita. Come fai a Si chiama matita da geometra. Big Uniposca. Gli Uniposca scrivono anche sul tessuto. Sì, vanno prendiamo. Perché non sapete cosa succederà. Ma li prendiamo grandi o piccoli, mamma? Grandi. Pure. Ma ti sei presi davvero gli sciarpi? Sì, è una spendacciona, Aurora. Parla quella. Spendacciona.
Auri mi imprese il lilla. Non lo so, ci penso. Hai preso 12 e 24, Auri? 12. Che parsimoniosa. A me piacciono queste qui che sono le Papermate Flare Medium. Ah. Perdo pezzi dal carrello. Quella non vuole venire con Talice. Auri, Auri, aspetta. Dai. Allora la paga l'Auri. No, metti nel tuo carrello. Ma guarda che carine queste matite. Alle elementari avevamo sempre. Sì. E solo queste. E chi aveva quelle sottili erano sfigato. Questo pennarello non vuole proprio stare con te. Cioè, guardate quanto. Se non ti vedo! Guardate la pezza che prendo lo spaglio in mano. Allora, dovete sapere che l'utilità di avere degli evidenziatori mini è davvero minima. Vabbè, allora prendo io questo di questo lilla, molto carino. E dall'altra parte c'è scritto. Che carina, Dream On. Io ho preso questo qua a pesca. C'è scritto After the Rain Comes. Qua c'è il mondo della Pilot. Io ho preso questa penna perché mi sembrava super ma carina. Voi dite Pilot o Pilot? Guarda, anche questi evidenziatori sono fatti con l'83% di plastica riciclata. Ma si stanno veramente, diciamo, evolvendo. Sono i nuovi quattro colori della Stabilo, tra cui c'è anche il grigio che è molto utile per fare le ombreggiature. Sì. È il tempo di fare la ruota, direi. Vai, Ally! Ally, è il tuo momento di fare la ruota! Ta 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 ta! No, è troppo piccolo, non c'è. Prova! È più piccolo sto spazio. No, non è piccolo, Ally. Ok, l'ho sempre fatto, ce la posso fare. Oh no! Bisogna sempre superare le proprie paure. Non lo faccio, mamma, non lo faccio. So che sono brava a farlo, che volevo tirarmela un pochino. Ma forse è l'angolo che piacerebbe a nostra nonna che è pittrice. Esatto, perché ci sono. Beh, un pennello me lo prendo anche volentieri, però. Non è una spatola quella! No, siamo arrivati nel reparto degli anni. Ne manca uno ancora. Esatto, ancora. Per poco. Ah, finalmente hanno fatto anche diari della Stabilo. In collaborazione con Tinta Unita. Guardate che bello. Carino. È un mega astuccio. In cui dentro ci sono appunto dei evidenziatori abbinati alla copertina. Cioè con i trucchi. Ecco, questo è il mio diario. Visto? È Tinta Unita in collaborazione con Kiko, esatto. Sì, bellissimo. Carino. Molto bello. È davvero un labirinto qua. Guardate, passando mi ho visto questa gente stupenda. Ancora più bella. Intanto dietro tua sorella fa dei malanni. Alice! Io sono una persona seria e al lunedì ci vado con la 24 ore perché a Milano se non è la 24. Adesso girerò così. Noi abbiamo questa valigia però azzurro e lilla è bellissima. Auri, cosa stai facendo? Aspetta, questo è tutto molto più bello. Ciao! Dopo aver fatto acquisti di cancelleria, un po' di spazio per mangiare, perché la cancelleria fa venire fame. Fa venire fame. Dove sono i miei carrelli, Auri? Non lo so, me la vabbè, guardate che carina la scrigna che ho scritto Welcome back to school. Che carino! Che abbiamo davvero esagerato stavolta. Sì, come tutti gli altri anni non sappiamo trattenerci purtroppo. È proprio più forte di noi, non ce la facciamo. Vi aspettiamo dinanzi a questo ben di Dio. Esatto. A settembre. Quindi ragazzi, dovete assolutamente pazientare. Noi sappiamo che voi ce la potete fare ad aspettare. Quindi mi raccomando, tenetevi liberissimi. Poi faremo sapere appunto più avanti. Però ragazzi, non vediamo l'ora. Diciamo che ci saranno Ally Auri, giustachini e prodotti di Ally Auri. Questo è un mega cosa spoiler. Cosa volete di più? Ovviamente uscirà anche il video in cui vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo acquistato dettagliatamente nello store di giustachini. Andiamo. Il video termina qui, speriamo tanto che vi sia piaciuto. Questo è uno dei nostri video preferiti. Ma stavo ormai di questo back to school firmato Ally Auri. Speriamo che anche a voi sia piaciuto. Ovviamente vi aspettiamo il 10 di settembre per questo mega incontro tutto firmato Ally Auri per giustachini. Non vediamo l'ora finalmente. Direi che in questo video non salutiamo nessuno perché è una sorta di video un po' speciale. Però davvero non vediamo l'ora di potervi incontrare tutti. E mi raccomando, tenetevi liberi perché vi daremo tutte le specifiche molto molto presto. E tra l'altro siete pazienti con la cancelleria perché arriveranno i nostri prodottini. E arriverà anche l'ol di giustachini. Ciao.